oggi mi rivedete dalle mie adorate farfalline, perché ho intenzione di fare più di qualche video, se riesco, visto che come vedete la luce oggi è buona, e visto che dopo vorrei fare una shock review e quindi ci sono degli swatch e cose da farvi vedere bene, ci tenevo ad avere una luce decente, quindi a non girare in camera. Quindi oggi approfitterò della luce, dei colori, dei miei capelli super fighi e farò un po' di video. Allora, come avete letto dal titolo, in questo video vi parlerò di alcuni campioncini che mi sono stati inviati dalla Holly Bio, che onestamente ho da un po' e ancora non ho fatto la review, quindi cerco di rimediare e poi alla fine ci saranno un attimino un pochino di chiacchiere. Inizio subito. Sono dei campioncini secondo me molto molto utili, soprattutto due cose che mi sono piaciute tantissimo. Inizio proprio da loro. Il primo è questo qui, ed è questo campioncino della Green Energy Organic, ed è in pratica uno struccante, una crema fresca struccante per pelli normali e miste. E non ho mai provato una crema struccante perché non penso sia proprio giusto definirla nemmeno latte detergente, perché altrimenti avrebbe scritto latte detergente. Ma ha la consistenza, diciamo, di una via di mezzo fra un latte detergente e proprio una crema. È abbastanza corposo. Io l'ho messo su un mischettino di cotone e l'ho passato sugli occhi. Diciamo che questo campioncino è veramente piccolino, sono 3 ml e mi è bastato solamente per un'applicazione, ma insomma io sugli occhi è difficile che rimango molto leggera, quindi tra mascara, matita, ombretto e invece ne vuole un pochino di prodotto. Ma il risultato è stato assolutamente fantastico perché strucca benissimo, non brucia assolutamente gli occhi, se non brucia a me penso non brucerà a nessuno, perché su questo punto di vista sono molto molto sensibile. Ed è molto molto carina. L'unica cosa che se devo trovare una pecca è che non ha proprio un odore a me gradevolissimo, ma insomma come sappiamo gli odori sono una cosa molto molto soggettiva. Però devo dire che questo campioncino mi ha stupito proprio perché di solito quando mi strucco dopo sono costretta a mettere comunque una crema o qualsiasi cosa perché mi sento la pelle che tira, mentre con questo forse proprio perché ha una consistenza molto più cremosa non dà assolutamente questa sensazione, cioè la pelle diciamo che era ben idratata, quindi mi ha stupito onestamente. E un altro che mi è piaciuto davvero tanto è sempre della marca Green Energy Organic, ed è questo qui, che è una crema fresca struccante per pelli disidratate e stressate, e devo dire che questa mi è piaciuta ancora di più, intanto perché ha un odore fantastico, è al cacao e alle mandorle. Io onestamente il cacao non lo sento come odore, ma ha un odore di mandorle buonissimo, a me piace, infatti cioè, mi piace anche l'olio di mandorle, quindi in generale proprio l'odore di mandorla mi piace. E rispetto a questa qui l'ho trovata ancora più idratante, infatti non per niente questa è adatta a pelli disidratate e stressate, quindi sicuramente per una pelle un pochino più tendente al secco, com'è la mia in questo periodo tra l'altro, perché fra stress e freddo la mia è particolarmente secca, e soprattutto in alcune zone tipo qui, poi magari ci sono comunque le zone come la fronte, il naso e il mento che tendono ad essere un pochino più grasse, anche se il naso è strano perché anche lì a volte è talmente secco che mi si spella, quindi sono un po' strana io. Comunque anche questo mi è piaciuto tanto, anche questo ha questa consistenza un po' cremosa, misto tra latte e detergente e una crema vera e propria. L'ho messa sul dischetto e strucca alla perfezione, strucca benissimo, non brucia assolutamente gli occhi, e la preferisco rispetto all'altra, soprattutto perché mi piace anche l'odore, solamente per quello, e poi perché in questo periodo dell'anno è più adatta per la mia tipologia di pelle, magari in estate è meglio l'altra per me perché è un pochino più leggera. Poi, sempre della stessa linea, quindi della stessa marca, la Green Energy Organic, ho provato questa crema idratante, ed è una crema idratante antistress per pelli disidratate e stressate, quindi diciamo la stessa linea dello struccante che vi ho fatto vedere adesso. Mi è piaciuta tantissimo. Questa, non c'è scritto che cos'è, ma anche questa ha un buon odore, è molto leggero, niente di molto particolare, ed è molto 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 idratante e corposa, ma al tempo stesso, sarà anche appunto perché la mia pelle richiede una certa idratazione in questo periodo,
e si assorbe in frettissima e l'ho usata anche come base trucco. Quindi assolutamente questa mi ha soddisfatto tantissimo. E un'altra crema che mi è piaciuta abbastanza è della Mater Natura, ed è questa qui, ed è una crema viso e idratante fiori di arancio. Questa è anche profumo stupendo. E è idratante, ma non molto come appunto quella antistress, è un pochino, cioè, più leggera come crema, quindi magari adatta più per pelli normali e tendenti al grasso, quindi è molto molto leggera. L'ho usata anche questa però come base viso perché appunto si asciuga in frettissima e lascia la pelle molto molto morbida. E infine l'unico prodotto che onestamente non mi è piaciuto molto, ma ormai sapete che ho questa avversione contro gli shampoo bio, è questo shampoo della Mater Natura, che è uno shampoo al cisto per capelli grassi e con forfora. Io forfora fortunatamente non ce l'ho e tendo ad averceli grassi sulla cute ma secchi più sulle punte. Il problema di questi shampoo, ma con tutti, sapete, questi prodotti finiti anche con quello della Omnia, è che praticamente un campioncino quasi non mi basta, che ne devo mettere un prodotto assurdo, mi seccano troppo i capelli, me li rendono crespi, e quindi questo assolutamente non è uno shampoo purtroppo che fa per me, magari perché ho i capelli già magari lisci di su e quindi non crespi, e meno problematici dei miei, anche il fatto che sono trattati e tinti, insomma, non aiuta. E sicuramente andrà meglio rispetto a me, però ecco, la mia opinione è che io non mi ci sono trovata molto bene. Come sempre troverete giù nell'info box il link al sito e vi consiglio di darci un'occhiata perché ha davvero un sacco di cose, di un sacco di marche tra l'altro. E sono contenta, anzi io ringrazio l'azienda che mi ha rinviato questi campioncini perché avevo già collaborato con loro. E sono contenta perché non ho mai provato nulla della Green Natural Organics, Green Energy Organics. Ed è una marca che mi incuriosiva molto, comunque poi sapete a me piace molto trovare queste marche bio e appunto mi è piaciuta molto perché praticamente tutti quanti i loro prodotti mi sono trovata davvero molto molto bene. Detto ciò, come vi dicevo, si sarebbe stato un piccolo angolo delle chiacchiere, volevo annunciarvi ufficialmente che al 99,9%, quindi salvo imprevisti, sabato 21 sarò al Cosmoprof di Bologna. E alla fine vi lascio il video del Cosmoprof qui, che vi parlo, diciamo, di questa guida alla sopravvivenza, anche dei miei consigli, della mia esperienza dello scorso anno, dove vi parlavo anche che non mi avevano assolutamente calcolato per i biglietti gratis. Devo dire che invece alla fine, mi è arrivato ieri, mi hanno dato retta e ho ricevuto il pass gratis, quindi sono super contenta perché comunque è un costo, il viaggio da Roma e tutto quanto, e sono contentissima intanto di esserci e spero di incontrare qualcuno di voi. Poi fatemi sapere se ci andate, chi ci andrà, che spero che ci andate di sabato e magari potremmo organizzarci, no, non per un incontro, perché non sono nessuno per fare un incontro, ma magari, non so, ci possiamo organizzare per vederci, scambiarci due chiacchiere. E che altro volevo dirvi? Niente. Quindi, se ancora non avete ricevuto il pass, avete un canale, un blog, qualcosa, scrivetegli alla mail, quella che c'è proprio sul sito del Cosmoprof, perché io li ho stilati fino alla morte, perché ho visto che l'avevano mandato praticamente a tutti. Non è per niente, ma risparmiare sui biglietti, sinceramente, non mi faceva schifo, perché appunto, come vi ho detto, è comunque un costo, non è che abito a Bologna, quindi. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi intanto sapere. Prima cosa, se avete provato qualcosina di queste marche che vi ho citato, dei campioncini di Only Bio. Seconda cosa, quando ci sarete al Cosmoprof e se vi va insomma di incontrarci. Terza cosa, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!